Buon Santo Stefano, come ben saprete, io passo tutto il tempo in cui non lavoro a bere Pepsi Zero, ovviamente, ma non per lo zucchero perché mi piace di più Zero, e a cercare informazioni su Dorian Yates. Infatti, ho visto praticamente ogni intervista che dura 3 ore su Dorian Yates, non su con Dorian Yates su YouTube, e cerco sempre informazioni nuove su lui, sulla sua vita, sulla sua carriera professionistica, su quello che fa adesso, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi voglio parlare di Blood and Guts, che è il suo unico video di allenamento ufficiale, filmato e pubblicato nel 96, quando lui stava preparando per Mister Olympia. Era già reduce dall'infortunio al bicipite del 94. E in questo video viene introdotto il suo principio di allenamento al mondo. Lui si allenava con Leroy Davis, il suo training partner, per 5 anni, dal 92 al 97, cioè fino a quando Dorian si è ritirato. Ed è diverso dai soliti video tutorial che andavano di moda, soprattutto dalla fine degli anni 80 alla metà degli anni 90. Diciamo che erano video molto glamour, molto belli da vedere, a colori, dove i bodybuilder appunto spiegavano bene passo per passo tutto quello che facevano. Questo invece è in bianco e nero, non perché sia stato girato in bianco e nero, ma perché sia stato convertito in bianco e nero. Infatti viene girato a colori. E Dorian semplicemente si allena con Leroy, urla, sputa, dice parolacce, non parlano quasi per niente. Quindi è rivoluzionario anche sotto questo punto di vista, perché adesso la maggior parte dei video che escono ormai su YouTube, però prima conoscevano DVD e cassette, hanno preso tutti quanti questa strada. Su YouTube trovate ancora vecchi video di bodybuilder contemporanei a Dorian, che poi facevano vedere solo quello che facevano mentre si allenavano, senza parlare, senza perdere tempo in chiacchiere. È un documento interessante anche perché fa vedere Dorian mentre si allena, perché nessuno vedeva Dorian se non quando gareggiava, al massimo per qualche photoshoot, rarissime guest posing. Quindi proprio si entra dentro la vita dell'ombra, di The Shadow, nella sua tana, nella Temple Gym. Poi magari un giorno farò un video anche sulla Temple Gym, perché anche su questo c'è molto da dire, e anche sull'infanzia di Dorian. Io lo chiamo Dorian perché mi sento un suo amico, perché conosco tutto su di lui. Non sto dicendo stronzate, però sì, mi piace molto Dorian. E poi è interessante anche perché vedere come si allena, perché appunto si può capire cosa differenzi l'HIIT di Dorian dalle heavy duty di Mike Mentzer. Poi, per chi non sapesse cosa sono l'HIIT e le heavy duty, vi rimando a Wikipedia, o al massimo a fare un altro video. Diciamo semplicemente che l'HIIT è un'evoluzione delle heavy duty di Mike Mentzer, che è a sua volta un'evoluzione dei concetti esposti da Arthur Jones, che è il fondatore della Nautilus. E qui si potrebbero aprire miliardi di video paralleli a questo, però non voglio divagare dall'argomento principale. Fondamentalmente l'HIIT di Dorian Yates si distingueva dalle heavy duty di Mike Mentzer per un maggiore volume e più esercizi. Invece Mike Mentzer, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, proprio promuoveva le heavy duty come il minimo che uno possa fare in palestra, quindi pochissimi esercizi. Invece Dorian faceva esercizi, diciamo 4-5 esercizi per gruppo muscolare, però un solo set fino al fallimento, e ovviamente preceduti da 2 o 3 set di riscaldamento. Quindi questa è la storia breve di Blood and Guts. Vi consiglio di cercarvelo perché si trova online, lo beccate, guardatelo perché secondo me è davvero rivoluzionario, motivante. Bello da vedere se vi piace questo tipo di allenamento. Ciao!